ragazzi, allora nel video di oggi volevo... Mi vedete storta? Mi vedo storta, forse così meglio. Volevo mostrarvi tutti i miei bikini, i miei costumi da bagno. In realtà quest'anno, allora, mediamente io mi compro un bikini, 1/2 bikini all'anno, un po' perché... insomma mi piace un pochino cambiare e perché arrivati insomma nel periodo del weekend al mare, caldo, sole, piscina, vedo questi costumi in giro e non resisto a non comprarli. Devo dire che quest'anno saranno le prime vacanze, cioè il primo viaggio che faremo senza mare, non so se ve l'ho già detto in altri video, ma andremo in Cina e quindi gireremo per quasi 3 settimane senza fare mare, il che un po' mi... non so, mi fa strano perché normalmente nei nostri viaggi che abbiamo fatto facciamo sempre un po' di giri, un po' di mare. Però vabbè, insomma, sarà una nuova avventura andare in Cina al mare, non è che ci sia un gran bellissimo mare e quindi insomma abbiamo deciso di far così. Faremo e abbiamo già fatto in realtà qualche weekend al mare ad Alassio e poi insomma faremo ancora qualche giorno insomma di ritorno dalla Cina al mare. Quindi in realtà quest'anno ho solo un nuovo costume, ecco, non penso che ne comprerò altri. Allora, io ho tutti i miei costumi in queste tre pochettine, 1, 2 e 3. Allora, questa è una pochettina che mi hanno dato quando ho comprato un costume della marca Je M'en Fous ed è molto carina, a parte che mi piace tantissimo la fantasia e poi contiene tantissimi costumi. Questa l'avevo comprata tempo fa, cioè comprata, l'avevo avuta tempo fa con un costume della FAC, e invece questa qua con scritto Bikini Bag l'ho comprato l'anno scorso da Primark, non mi ricordo più di che città, se Barcellona o Londra, non mi ricordo, comunque la trovo molto utile. Allora ve li faccio vedere molto random. In realtà vorrei acquistare un costume intero perché non ne ho, perché comunque io quando vado in spiaggia vado perché mi voglio abbronzare, cioè mi piazzo sul lettino e non mi smuovo più per ore, e quindi in realtà il costume intero crea poi un segno del costume un po' strano, però in realtà insomma quando magari uno è già abbronzato è carino da indossare. Allora vi faccio vedere i costumi che possiedo. Allora, in realtà qualche anno fa, 2 o 3 anni fa, li ho dovuti cambiare totalmente perché da un'estate all'altra il mio seno era esploso e quindi ero passata da una seconda abbondante, terza scarsa a quasi una quarta, e quindi praticamente ho dovuto cambiare completamente tutti i miei costumi. Questo è un costume che ho comprato, mi sembra, 2 anni fa nei saldi al 50%, nei saldi da Te Zenis. In realtà avevo comprato questo e un altro che non trovo più, forse l'ho lasciato ad Alassio al mare. Questo mi piace molto, ha questa fantasia mimetica con poi tutte queste stelline fluo, infatti il giallo fluo si ripete anche dentro. Io li ho quasi tutti a fascia perché comunque a livello anche appunto di segno dell'abbronzatura sono più pratici. Questo mi piace molto, e sotto ha la mutandina fatta così, quindi con i laccetti. Con l'interno giallo fluo, volendo si può anche indossare al contrario, però insomma io tendenzialmente lo indosso così. Poi questo è un costume che è vecchissimo, cioè veramente credo che abbia almeno 10 anni, però vi dico che è sempre, a parte che è tenuto bene, non si è rovinato, e poi è sempre carino. È un costume di Calzedonia, ma veramente di tantissimi anni fa, viola, mi piace molto il colore, sopra è fatto così, è un triangolo un po' strano con questo nodino sopra, e sotto invece ha la classica brasiliana con i laccetti di Calzedonia. In realtà questo vabbè, l'ho tenuto perché mi stava ancora, avendo comunque un triangolo abbastanza modulabile, mi stavano ancora le mie tette, diciamo, e poi perché è l'unico triangolo praticamente che ho. E quindi insomma l'avevo tenuto visto che mi piaceva come mi stavo, ho detto teniamolo. Poi la new entry di quest'anno è questo stupendo costume della mia, che insomma realizza la mia amica Marta, Follow de Zazazu, vi lascio ovviamente il link nel box informazioni. Lei realizza questi splendidi costumi e io quest'anno ho preso questo modello. Allora, sopra, farvelo vedere adesso è veramente un casino, quindi vi metto la foto in cui indosso la parte sopra. È praticamente un triangolo incrociato, adesso qua insomma non rende, ma è veramente bello, vi metto la foto. La parte sotto invece è appunto la mutandina effetto frufru, e vedete la fantasia questa, fa veramente tantissime fantasie, vi consiglio di andare a vedere sul suo sito perché
sono veramente dei costumi stupendi. Se mi interessa, io ho preso nella parte sopra la L, che appunto corrisponde a una terza abbondante, e sotto la M, ma la M mi sta leggermente larga, infatti mi sa che adesso cambierò con la S. Poi questo qua invece l'ho comprato anche qui almeno 2 anni fa da Oisho, quando ero andata a Venezia, mi ricordo, con mio fidanzato, e sempre è un viola quasi blu a fascia, qua davanti è fatto tipo sangallo con le balze, quindi rimane questo effetto fatto così, e sotto sempre la sua brasiliana con i laccetti. Diciamo, questo modello di mutandina è quello che preferisco, con i laccetti fatto a brasiliana, non eccessivamente sgambata, perché voglio dire, ormai ho una certa, quindi non mi va di andare troppo col nail sedere lì fuori, non mi sento proprio a mio agio, però non mi piace neanche avere la mutanda della nonna, quindi diciamo le brasiliane con i laccetti sono quelle che prediligo, anche se ci sono dei costumi tipo quelli di Bikini Lover in cui la brasiliana è veramente, cioè praticamente sei nuda, e quindi insomma quella non mi piace tanto. Poi ah, qua ho dei costumi in realtà spezzati, uno è questo pezzo sopra che avevo comprato, mi ricordo ero andata a Milano per lavoro e lì c'era la Coin che chiudeva e avevo trovato tipo al 70% questa fascia tutta appaiettosa così, della mia taglia, quindi l'avevo presa, l'avevo pagata pochissimo, però mi piaceva, in realtà non è che proprio mi faccia impazzire, è un po' pacchiana, però abbinata con sotto uno slippino nero semplice non è male. Molto carino invece è questo, che mi era arrivata da un sito ma non mi ricordo assolutamente quale, anche qui farvelo vedere un casino, ma dovrei avere una foto in cui lo indosso, perché ricordo che avevo portato questo costume in Thailandia e a vederlo così in realtà sembra piccolo, ma mi andava, almeno fino all'anno scorso mi andava, e molto carino perché è un gioco di incroci sul davanti, ma vi metto la foto perché altrimenti qua non ne veniamo fuori. E di questo mi ricordo che avevo tenuto solo il pezzo sopra, perché il pezzo sotto era qualcosa come una 34, quindi niente. Altro costume che ho da un paio d'anni almeno, ma cui sono affezionatissima, mi piace moltissimo, è questo costume della marca Giales. Io ovviamente dove c'è un sito, un link, ve lo lascio. Sotto abbiamo la brasiliana, qua non ci sono i laccetti, ma è un modello che veste benissimo, nonostante sia una XS mi va benissimo, e dietro rimane un po' così arricciatina, e sopra è fatta così, quindi a fascia bicolore. Mi piace tantissimo questo colore, subito quando l'avevo visto ho detto è un colore un po' da morta, in realtà è un colore bellissimo, a me piace molto, però nel frattempo se ho qualche foto del mare, al mare, in cui indosso questi costumi, ve li metto volentieri, così almeno capite anche un pochino come vestono. Poi, altro pezzo sopra, io ogni tanto quando trovo dei pezzi sopra, dei pezzi sotto che mi piacciono, con cui posso un po' giochicchiare, io me li compro. Questa l'avevo comprata sempre da Oisho in super saldo, ma tipo a dicembre-gennaio, mi ricordo che ero a Milano sempre per lavoro, e vado da Oisho in un angolino e va delle cose tipo al 70-80%, e tra cui questa fascia proprio della mia taglia, e quindi pagata tipo 7-8 euro l'avevo presa. Ed è una semplicissima fascia, stavolta con le coppe e davanti a queste pieghettine, piegoline, ma veste molto bene, appunto poi si può giocare con la parte di sotto mettendo magari una fantasia anche colorata. Altro costume, devo dire che ho troppi costumi viola, ne ho 3 e basta, quindi ho chiuso col viola. Anche questo costume ha parecchi anni, però mi piace sempre tanto, è della marca Subdued. Ed è appunto viola con i pois bianchi, sotto è una mutandina un po' ristretta, quindi quasi una brasiliana, sempre con i laccetti, e sopra invece è una semplicissima fascia. Questa mi piace perché non è imbottita, non è performata, quindi insomma non va a appesantire troppo la situazione, diciamo. E quindi questo. Poi, altro pezzo sopra che avevo comprato sempre alla Queen, quando avevo comprato l'altro con le paillette a Milano, e questo qua
mi piacevano i fiori, una coppa già preformata, e poi davanti a questa spilla che volendo si può togliere, ma addosso fa un bel effetto. Io di solito indosso sotto con uno slip nero, oppure con questa mutandina che è di H&M, di un vecchio costume di cui sopra non mi va più, ma che va benissimo abbinata con questo qua fucsia, quindi normalmente lo indosso così. Poi, questo è il mio costume dell'anno scorso, quindi l'acquisto dell'anno scorso, un costume bellissimo. Qua a Torino era stata segnalata, diciamo, la svendita in un negozio della marca Je M'en Fous, svendita per modo di dire, perché comunque l'avevo pagato anche nei saldi sugli 80 euro, quindi parecchio, di questo costume però meraviglioso. Allora, è meravigliosa soprattutto la parte sopra, vi metto poi una foto di, insomma, questo qua l'avevo portato sicuramente quest'estate a Cuba, quindi vi metto qualche foto in cui lo indosso così capite bene. È molto molto particolare, quindi davanti è un triangolo e poi ha come avesse le bratelline tutte frufru e dietro è fatto così. Questo, diciamo, non è l'ideale per l'abbronzatura, ma addosso fa un effetto pazzesco. Io avevo preso una 42, che appunto veste una terza. La sua mutandina in realtà era una mutandina molto frufru, ma l'insieme era veramente esagerato e quindi era possibile spaiarle. Io avevo preso sotto una semplice mutandina sgambata con i fiocchetti laterali, perché essendoci sopra veramente tanti frufru, averli anche sotto era veramente troppo. E quindi appunto questo era stato l'acquisto dell'anno scorso, pagato una fortuna, perché non è mio, insomma, non è mia abitudine spendere veramente così tanto per un costume, però mi è piaciuto veramente tanto. Infine, ultimo costume, perché un po' li avevo appunto eliminati perché non mi stavano, li avevo dati a mia sorella alcuni, e uno ancora ce l'ho, devo averlo al mare, ancora a casa dei miei. Questo anche mi era arrivato da qualche sito, non ricordo quale, perdonatemi. Anche di questo una foto indossata, perché l'avevo portato con me in Thailandia 2 anni fa. Allora, sopra è un triangolo, aspettate, ok, fatto così, quindi incrociato sul davanti a pois, mega pois nero e bianco. E sotto la particolarità di avere una mutanda a vita molto molto alta, quindi calcolate che mi arriva sopra l'ombelico, quindi dà un effetto un po' pin-up, un po' particolare. Già comunque il pois dà un effetto particolare, insomma non è il classico bikini. Questo mi era piaciuto proprio per questo motivo, perché comunque non era il classico bikini bianco e nero, ma c'è questa mutanda che è un po' particolare. Comunque, insomma, vi metto le varie fotine di modo che possiate vedere bene i modelli indossati. Nulla, quindi questi sono i bikini che possiedo. In realtà adesso è periodo di saldi, quindi non è detto che magari andando in giro trovi qualche costume che mi piaccia, non tanto per quest'anno, perché appunto avrò poca occasione di indossarli, ma magari per un eventuale viaggio invernale, ma in mete estive, o insomma magari per il prossimo anno. Ci vediamo alla prossima, ciao!